Isola dei famosi, serviti i primi tre dipponi ed una coppia gay. Comincia a scaldare i motori la nuova edizione dell'Isola dei famosi. Il reality partirà subito dopo la finale del Grande Fratello VIP. Per l'esattezza il prossimo 10 aprile. Alla conduzione tornerà per la terza volta Ilary Blasi. Al suo fianco riconfermata Vladimir Luxuria, mentre al posto di Nicola Savino ci sarà una sorprendente new entry. Enrico Papi. Saranno loro due, dunque, a ricoprire il ruolo di opinionisti. Ancora un mistero. Invece, il nome dell'inviato. Potrebbe tornare Alvin, ormai veterano, ma negli ultimi mesi si è vociferato pure dell'arrivo di Paolo Chavarro. Volto di forum e compagno di Clizia in corbaia. Per quanto riguarda i concorrenti. Nelle scorse settimane sul web sono spuntati vari nomi dei possibili nuovi concorrenti che potrebbero sbarcare in Honduras. Ma, fino ad ora, l'unico confermato pareva essere l'avvocato Luca Di Carlo, legale ed amico di Ilona Staller. In arte cicciolina. Ebbene, nelle ultime ore, il sito Dagospia ha rivelato altri papabili naufraghi che andrebbero ad unirsi all'avvocato del diavolo. Secondo le indiscrezioni, a far parte della 18ª edizione del reality ci saranno vari ex vipponi. Tra questi, l'ex concorrente del GF VIP 6 Natali Caldonazzo, l'attrice Kerin Clary e Marco Predolin. Il quale venne squalificato dalla casa più spiata d'Italia nel 2017, a causa di una bestemmia. Inoltre, sarebbe pronta a partire per l'isola anche la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone ed il compagno Simone Antolini. I due stanno insieme da meno di un anno e la liaison ha fatto molto discutere per la notevole differenza d'età. Antolini ha infatti 23 anni e il noto conduttore e divulgatore scientifico ne ha invece compiuti 61. Una differenza, quindi, di ben 38 anni. Alessandro partecipò al programma già nel lontano 2007, ma la sua avventura durò molto poco. Ora, a distanza di 16 anni, avrebbe deciso di rimettersi in gioco. Ma, questa volta, pare proprio che non sarà solo. Insomma, una lista di nomi particolarmente interessante, dato il carattere fumantino dei sopracitati. In ogni caso, non resta che attendere la primavera per scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate e conoscere finalmente i nomi ufficiali dei prossimi naufraghi dell'Isola dei Famosi.